Illumina Imperia, però c'è anche una recrudescenza dei contagi, soprattutto a Ponente. Beh, si illumina Imperia ed era giusto farlo perché questo deve essere un Natale diverso da quello dell'anno scorso. L'anno scorso l'abbiamo passato in lockdown, quest'anno grazie all'imponente, straordinaria campagna vaccinale che il nostro paese, la Liguria in particolare, ha fatto, riusciamo a garantire un Natale più sereno, non un Natale totalmente immune dal virus, ma un Natale in cui possiamo tornare a vivere le nostre vite, a dare una mano ai nostri commercianti, ai nostri artigiani, a fare in modo che le famiglie si incontrino con prudenza, con attenzione, con misura, però credo che sia la migliore dimostrazione di quanto funzionino questi vaccini e di quanto ci sia bisogno di vaccinarsi, le terze dosi, le prime dosi per quei ritardatari che ancora non l'hanno fatto. È quello che ci consente oggi di essere qua in una Liguria illuminata. Abbiamo illuminato Spezia, oggi illuminiamo Imperia e poi sarà la volta di tutte le altre grandi città. Ecco, c'è un sostegno amministrativo dalla regione al comune di Imperia per tante iniziative, anche questa. C'è un sostegno politico all'avversario di prima, Claudio Scajola. Ma non è mai stato un avversario Claudio Scajola, è cristallinamente, credo per storia, uno dei padri fondatori del centrodestra di questo paese. Poi si può in qualche tempo avere idee e progetti diversi, l'importante è ritrovarsi poi in un disegno comune di regione. Credo che questa città sia una città ben amministrata, questa provincia ha bisogno di esperienza, ha molti problemi da risolvere, a molti stiamo lavorando, l'acquedotto nuovo del Roia che farà parte del PNRR, dei finanziamenti che proprio in queste ore dovrebbero concretizzarsi per avviare i lavori e poi Riviera Trasporti, garantire trasporti ai cittadini di questa città. Non appena ci sarà un nuovo vertice della provincia, ovviamente metteremo mano a tutto questo e poi investire bene i tantissimi soldi che arriveranno sulla Regione Liguria, compreso evidentemente il Ponente, che fanno parte di tantissimi progetti diversi, dalla mobilità alla sanità, insomma, saranno anni importanti, è bene che ci sia una coesione politica e sono particolarmente soddisfatto che in questo territorio la coesione politica con gli alleati con cui governiamo la regione, con i sindaci del territorio, mi sembra ben strutturata. Anche per il patrono San Leonardo e si parla già di Capodanno. Sì, perché abbiamo bisogno di vivere, di far vivere la nostra comunità, con le precauzioni, con le mascherine, tutti vaccinati, tutti col Green Pass, col Super Green Pass. Dobbiamo garantire che dopo tanti sacrifici si possa tornare a vivere. E lo vogliamo fare con tutto il nostro impegno per garantire le giornate migliori e sempre ricordandoci di stare vicino a quelli che sono malati e a quelli che non stanno bene. Senta, candidatura presentata in provincia, c'è anche il sostegno di Toti non solo al comune ma anche alla sua Ho persona a una questo conferenza punto. stampa lunedì. Ho Non ci anticipo una niente. conferenza stampa lunedì a mezzogiorno su questo tema.